Abbiamo ascoltato del Liscio, ma questo non è Avanti Tutta, il programma di Liscio di Radio Bequit. Siamo sempre qui con Buona China barra Swingology in diretta dal Salone del Libro per parlarvi di libri che però c'entrano un po' con il Liscio. Con noi c'è Paola Cerreda, l'autrice di Confessioni audaci di un ballerino di Liscio. Benvenuta su Radio Bequit. Grazie mille. Grazie. Ciao, ciao. Allora, come mai scrivere un libro dedicato al Liscio, che è un genere così di nicchia ormai? Assolutamente. In realtà io sono stata una ballerina di Liscio. Bellissimo. Tra i 19 e i 21 anni, che è un'età stranissima. Di solito 19-21 anni i ragazzi vanno in discoteca. Io invece ero in una crisi di coppia col fidanzato, per cui abbiamo deciso di fare il classico corso di ballo. E la coppia dopo tre lezioni è saltata, ma la passione è continuata. Sì. La passione mia è continuata e ho scoperto un mondo meraviglioso, che è il mondo delle balere. Perché dove sono nata io sono Brianzola di origine, in realtà il Liscio è ancora un ballo da giovani, per cui 20 anni fa ormai, io mi ricordo questi sabato sera in cui partivamo 3-4 macchine cariche di ragazzi e andavamo in un dancing club che aveva un nome bellissimo, ma era già stato preso, non potevo metterlo nel libro. Si chiamava il Lavello Dancing Club. Meraviglioso. Assolutamente. Per cui io ricordo l'allegria di queste serate e soprattutto il fatto di aver attraverso il Liscio scoperto quello che io definisco un po' un'educazione sentimentale. Voi pensate cosa significa andare in discoteca? Andare in discoteca significa esporsi. Certo. Invece ballare il Liscio significa fare insieme a un'altra persona. Certo. E soprattutto entrare dentro un abbraccio. E a 19 anni entrare nell'abbraccio può essere anche qualche cosa di particolarmente, insomma, emozionante, certo, e imparare insieme a un'altra persona la giusta distanza, perché il Liscio, a differenza di altri balli, si balla ad una distanza giusta che permette a tutte e due di avere uno spazio. Ecco perché questo insegnamento e anche questo piacere del Liscio me lo sono portato con me negli anni, finché non è diventato un libro. Paola, ma chi erano i tuoi partner in queste serate sfegatate? Con chi ti accompagnavi? Diccelo. Io avevo in particolar modo due partner. Il primo è un ballerino del mio paese con cui facevo addirittura gli allenamenti. Wow. Per cui mio padre aveva una vecchia fabbrica, aveva una ditta di trasporti, e il sabato, quando i camion erano fermi, noi portavamo la nostra bella radio a pile, appoggiavamo la radio in mezzo a questo deposito e ballavamo su una cassetta che era Simpatia dei Casadei, che infatti è anche la colonna sonora del libro. Giustamente. E poi c'era un altro ballerino che al Lavello, insomma, quando mi vedeva mi prendeva e mi avvolgeva, come Leonardo da Vinci. Si chiamava Antonio da Bresso. Bresso è un paese vicino a Milano, però ballare con lui era una cosa meravigliosa, insomma. Bellissimo. Sono stati i due grandi amori, diciamo così, di ballo della mia gioventù. Allora, io vorrei chiacchierare ancora un po' di questo libro, di cosa c'è dentro, della storia che c'è dietro, però prima mi prenderei una pausa musicale. Avevi qualcosa di pronto per noi? Io avevo preparato un brano con Un bacio piccolissimo, che è da sempre uno dei brani più ascoltati durante queste feste, queste sagre, queste balere dove ci si riunisce per ballare il Liscio. E alla fine, con un bacio piccolissimo, certo, con le labbra tue di zucchero. E ci sta anche appunto tutto questo discorso più sentimentale del Liscio, che è un piccolissimo discorso, poco, invece. Perché in questa situazione, Liscio, secondo me, si viene a creare un'intimità particolare, ma fondata sul massimo rispetto dell'altro. Invece c'è un modo diverso di intendere il ballo in discoteca, probabilmente. Io non ho mai partecipato a sagre o in queste situazioni, le balere, tutti questi siti che di solito sono anziani per la maggiore, quando anche si vede il film. Ne parlavamo poco fa, questo film di Omar Codazzi, per questo ho mandato questo pezzo prima, perché io sono andata recentemente alla visione di questa prima del film ad Aosta e abbiamo guardato come effettivamente vive un cantante che invece canta queste canzoni, e tu invece hai scritto come balla una ballerina con Confessioni audaci di un ballerino di Liscio. Quindi vi lasciamo al Liscio adesso. Sì, quindi con Un bacio piccolissimo. Ok, siamo ancora in diretta Facebook, non siamo più in diretta radiofonica, ma possiamo rilassarci un attimo, direi. Bello, bello. Sì, ma sì, sì. Bello.
Io sono, adesso magari poi lo ripeto anche poi in onda, ma per me il Liscio, insomma, della mia memoria, io sono figlio di due membri della Proloco, sì, del mio paesino, in Val Chisone, e quindi per me l'estate è Liscio, perché sì, si fanno le feste di paese, si fa Liscio, quindi per me è proprio provincia. Sì, 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 non so, assolutamente. Cioè, infatti, città non è, questo libro non è ambientato in Polesine, che comunque è una zona dell'Italia completamente dimenticata. È la zona del Delta del Po dalla parte veneta. Ok, sì. E per me è stato importantissimo ambientarlo lì e non in Romagna, perché sarebbe stato un po' troppo scontato mettere la Romagna. E invece questo Polesine, con questi suoi paesaggi, questo Delta del Po, ha in più questa componente della malinconia, che secondo me anche nelle balene c'è, cioè, okay, queste solitudini che si incontrano. Per cui è vero. Un luogo... Sì, sì, sì. È un posto molto strano, il Delta del Po. È un posto stranissimo. La gente conosce le valli di Comacchio, cioè la parte emiliana, però la parte veneta era famosa perché c'è stata un'alluvione nel 1951. Infatti tantissime persone poi dopo questa alluvione si sono trasferite in altre parti d'Italia. È una zona anche molto poco popolata adesso come adesso, però è di una bellezza strepitosa. Sì, assolutamente, sì, sì, assolutamente, sì, questi paesaggi, sì, da quadro proprio. Sì, davvero, sì, sì, e poi questi anche orizzonti particolari, questo... Però effettivamente paesaggio molto bello, però passando lì in mezzo ti chiedi, ma la gente che vive qua, come fanno a impazzire? Ma la gente che vive qua, certo. Però, guarda, leggevo una intervista al papà di Sgarbi, che era uscita su Repubblica qualche tempo fa, e lui parlava del Delta in generale, e diceva, non saremmo sopravvissuti senza tutti quei momenti di leggerezza, come ad esempio gli sguardi e le balere. Ecco. Sì, perché ti danno quel senso di distensione. Puoi essere allegro almeno una sera a settimana, cioè, capito, la vita non ti presenta il conto quella settimana lì. E poi anche l'idea di prepararti, tu l'avrai visto nel documentario, no? Ma si vedeva, infatti. Mettersi il vestito migliore per scalare, sì, nell'armadio. Era bello questo, infatti, vedere... Se devo tenere il microfono, certo, scusate. Era bello vedere come lui si comportava, perché alla fine... La sua vita. Sì, sì, sembra. Sì, sì. Ma lei è andato. Amici di Swingology e Buona China, siamo qui ancora su Radio Bequit insieme alla nostra amica Paola Cereda, che ci sta parlando del suo libro meraviglioso. Ma possiamo leggere il retro di questo libro, certo, Ale? È molto bello. Lo leggo io? Prego. La notte mi consolai con quattro gin toniche, un classico del Liscio, illudendomi di poter bastare a me stesso. Dopotutto le persone finiscono per assomigliare ai luoghi dove vivono, provavo a convincermi, e io dovevo al fiume il mio perpetuo scorrere. Bellissimo, un bellissimo concetto dietro appunto questo trovare se stessi nella musica, in queste situazioni appunto molto, di cui accennavamo prima, molto di provincia, molto isolate, poco centrali, sì, laddove la musica diventa fondamentale, perché è quello, sì, che ti salva dalla noia, dalla solitudine. Certamente, è quella leggerezza che è capace di portarti l'allegria. Frank fa un discorso a un certo punto, che è il protagonista del libro, insieme alla madre. La madre gli rimprovera, tu cerchi l'allegria, perché la felicità è un concetto molto più complesso, ha comunque bisogno di un investimento a lungo termine. Invece Frank si immerge in questa sua balera, che però ha un contesto particolare. Tu in questa quarta di copertina che hai letto sei entrato anche nell'altro protagonista di questo libro, che è il Polesine, che è l'ambiente in cui questa balera vive, che è un protagonista a sé stante, protagonista tra gli altri, assolutamente, certo. Il Polesine è quella zona del Veneto che sta praticamente lungo il Po e arriva fino al Delta. Noi quando parliamo di Delta del Po parliamo più spesso delle valli di Comacchio, perciò della parte emiliana. In realtà la parte veneta, con tutti i suoi dolori, con tutto quello che ha attraversato, perché in Veneto nel 1951 c'è stata la famosissima alluvione che ha fatto più di 100 morti e centinaia di migliaia di sfollati. Io volevo che la balera di Frank potesse raccogliere tante solitudini, per cui avevo bisogno di un paesaggio diverso dalla Romagna, di un paesaggio che potesse contenere anche delle malinconie, raccontare le ombre. E quando ho scoperto il Polesine, perché ci sono andata durante una presentazione, ci sono ritornata poi in un viaggio di studio, sì.
E in questo viaggio, in ogni tappa del viaggio, c'era qualcuno che mi aspettava per raccontarmi la sua storia, il suo rapporto con il fiume. Per cui anche per me come scrittrice è stato soprattutto un viaggio umano dentro un territorio. Per questo che ci sono particolarmente legata. Non è soltanto la musica, ma insieme è musica e terra. Due componenti che fanno della provincia forse un luogo più vivibile, dove c'è una componente di poesia umana che a mio parere va raccontata e raccolta. Forse anche per questo che il liscio, più di tanti altri generi, è legato indissolubilmente al territorio. Se sì. Io il rock lo posso ascoltare in provincia, in sì. città, in montagna, al mare, sì. il liscio è più legato è a determinati posti, sicuramente non in città, cioè sicuramente no, qualcosa di liscio arriverà anche alla città, però tanto la provincia, sì. tanto il nord, centro Italia. Alle feste, sì. E poi guarda, le sagre, è caratteristica anche soprattutto del nord Italia, si balla tanto in Lombardia, si balla in Veneto. Anche qui in Piemonte, sì, il famoso ballo a palchetto, dove tu dovevi comunque pagare la tua quota per riuscire a entrare nel palchetto e farti i tuoi tre giri di pista. Sì. Sì, sì. Però parlando con un amico l'altro giorno mi ha detto, ma sai che anche in Calabria da me si balla il liscio, insomma. Anche in Sicilia lo ballano tantissimo, io sono siciliana, lo ballano. E la cosa particolare, tu prima accennavi a questo docufilm, sì. Sagre Balere, sì. Sta tornando di moda tra i trentenni. Pensate che a Milano, per esempio, c'è un locale molto di moda che si chiama La Balera dell'Ortica, ah. dove i ragazzi di 30 anni per lo più la sera vanno, si fanno i corsi di liscio e ballano. Insomma, per cui c'è anche questa riscoperta, questo ritorno. Stanno riscoprendo questa umanità che è insita in questo ballo. Che poi ci appartiene, perché è la nostra tradizione, è quello che siamo stati noi. Grandi classici. Beh, in buona parte il nostro folk è... Certo. È praticamente quello. Poi se frequentate musicisti, a me capita di frequentare musicisti, molti di loro, magari non ve lo dicono, ma quasi tutti sono passati dalle orchestre di liscio. Certo. Ma parliamo anche di grandi musicisti. Sì, sì, sì. Grandi musicisti che hanno fatto la storia. Assolutamente. Però ma tu questo libro, dove l'hai scritto? Dove eri fisicamente quando lo scrivevi? Allora, ero a Torino, dove vivo. Però con la cartina del Polesine sempre davanti e con tutte le storie che avevo raccolto durante questo viaggio. Succede un po' una cosa strana, tu lo scrivi fisicamente in un posto, però è come se lo vivessi continuamente nella tua testa. Per me Frank Saponara, questo personaggio, ha vissuto con me praticamente 2 anni e anche i suoi luoghi, è stato un documentarsi, un ritornare, un cercare foto, per cui stare con i piedi da una parte, ma sicuramente con la testa e anche un po' emotivamente da tutt'altra. Bellissimo. Quindi insomma, se siete rimasti affascinati da questo da questa storia, Confessioni audaci di un ballerino di liscio, non l'abbiamo ancora detto, Baldini e Castoldi, quindi lo trovate allo stand Baldini e Castoldi qua al Salone del Libro. Se non potete passare dal Salone del Libro, naturalmente sul sito della casa editrice lo potete trovare, ve lo potete procurare, così come in qualsiasi libreria, posso immaginare. Audaci sono audaci e poi scoprirete il perché. Vabbè, liscio comunque anche quell'aspetto ce l'ha, effettivamente. Chiuderei con la domanda con la quale salutiamo tutti i nostri ospiti, ovvero siamo al Salone del Libro, qual è il tuo libro del cuore? Ne ho tanti, devo dire la verità, però ce n'è uno che mi ha fatto fare gli studi che faccio. Io sono psicologa e da ragazzina in età molto precoce ho scoperto questa coscienza di Zeno. Wow! Per cui Zeno Cosini è sempre rimasto uno dei miei personaggi del cuore e sicuramente ha anche indirizzato parecchio la mia carriera poi di studio. Immagino. US, ultima sigaretta. Esattamente. Io amo. Allora, noi direi che salutiamo la nostra ospite Paola Cerreta, grazie mille per averci raccontato tutto quanto. Ascoltiamo ancora un pezzo di liscio? Ma sì, però io l'ho scelto un po' francesino. Va benissimo. Lo diciamo dopo. Lo scopriremo. Quindi, insomma, salutiamo la nostra ospite e ci salutiamo. Alla prossima. Grazie mille. Ciao Paola, ciao, grazie. Grazie. È stato davvero bello. Anche per me. Il brano, nella fattispecie che io ho scelto, è un brano.